Marco Giuliani, primo set in altalena tiratissimo, la palla del 24 pari, poi cosa è successo? No, direi che per tutta la gara i nostri posti 4 hanno fatto fatica in attacco, anche in battuta non ci siamo spessi al massimo, invece i loro si sono spessi al massimo, quindi la differenza è stata quella. Una grande partita di Vladimir Schimba, un buon impatto di Maxim Sapochkov, sono mancati forse più Antorena, Rinaldi, di 200. Sì, questi quattro così, adesso vediamo di capire perché domenica c'è un'altra gara. Abbiamo visto Corinfante titolare nel terzo parziale, non è più rientrato Bruno, una scelta... Ho provato a cambiare qualcosa, non è cambiato più tanto. Che indicazione ha avuto Trento? È sembrata una squadra comunque attaccabile, no? Quando è stata messa sul punto a punto, che ha fatto anche qualche errore, non era Trento spumeggiante che magari avevamo visto anche in altre occasioni. Direi che la qualità del loro attacco è rimasta altissima, non c'era dubbio su questo, avevo già detto prima, direi che la qualità del loro servizio è rimasta altissima, quindi è la solita Trento che conosciamo. Si può attaccare un po' di più a Quarone, magari quei terzini in prima linea, lì posti 4. Fare sicuramente meglio in tante cose. Hai parlato alla squadra direttamente in campo, cosa hai voluto dire? Prove nostre. Non è la vostra miglior partita di sicuro, anche se quel primo set è stato in equilibrio fino alla fine, poi avete mollato negli altri punti. Sì, si ripete quello che c'è stato durante tutta la stagione praticamente, non riusciamo a ottenere un ritmo, stesso ritmo durante il set. Partiamo bene, siamo più 2, più 3, con la possibilità di andare ancora più su. Poi errori nostri diretti, rimettiamo in gioco che sicuramente il nuovo palleggiatore non hanno molto ritmo. Siamo stati noi, se posso dire stronzi, se posso dire proprio così, perché abbiamo fatto partire 2 set con più 5 e più 6. E così una squadra che parte un po' sotto tensione, si libera, poi entra battuta, si mette bene in difesa, giocano le giocate che magari non giocavano, non giocheranno quando sono a pari. Sono tutte queste conseguenze di un ritmo nostro. Oggi è andata così, penso che questa serie sarà lunga, penso che abbiamo la nostra occasione, mi aspetto un'altra partita per la Panini. Quindi secondo te gara 2 può essere una partita diversa da quella di stasera? Avete capito insomma come si può attaccare questa partita? Io me lo auguro, dico la chiave non solo per questa partita ma in tutte le partite di playoff è ottenere il stesso livello di gioco durante un set. Incontriamo le squadre, soprattutto abbiamo finito ottavo posto, quindi chiunque incontriamo fino alla fine sono le squadre toste che giocano bene. Se perdi, se hai un blackout di 30 secondi, 2 minuti, ti costa tanto.